Sindaco, allora 23 mesi, oggi la riapertura della scuola Manzoni, un risultato importante per la città innanzitutto. Per la città, per il quartiere, per i bambini, per tutte le istituzioni scolastiche, è un bel giorno, è una scuola sicura, oggi questa è una scuola con una dotazione tecnologica importante, di primo piano. Voglio ricordare che abbiamo candidato a finanziamento tutte le scuole di Lucera, quindi diciamo che passerà un po' di tempo, ma sicuramente saranno finanziate tutte. Per il Tommasone abbiamo già il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico anche del Tommasone, che è la scuola forse più grande, ma è anche quella quella più vecchia comunque come costruzione, quella dove c'è urgenza di intervenire. Abbiamo già le risorse, c'è stata fatta la gara per affidare la progettazione, dopodiché si farà il progetto e la gara per i lavori. Insomma, diciamo che un po' per volta tutte le scuole di Lucera dovranno diventare come queste, dovranno essere sicure, perché ci vanno i nostri figli dentro, i bambini. Senta, giusto per ricordare, questa scuola qual era il problema effettivo e poi quali sono stati poi i lavori effettuati praticamente e oggi la riapertura? Beh, il problema è che abbiamo scoperto che quando è stato rifatto l'impianto elettrico qui per passare le canaline hanno praticamente maciullato i pilastri, cioè hanno rotto i pilastri e hanno passato le canaline all'interno dei pilastri, cioè hanno fatto una cosa che veramente degli animali potevano fare, ed era estremamente insicura, pericolosa, andava fatto un lavoro importante ed è stato fatto. Tutti i pilastri sono stati ingabbiati in gabbie di cemento armato, è stato ricoperto con del microcemento RBK750, sono state fatte tutte le travi di collegamento, perché la struttura non era di concetto moderno, quindi dove tutta la struttura era collegata e si muoveva tutte insieme, era un pilastro per conto suo, un altro, e quindi adesso ci sono le travi di collegamento su tutti i pilastri, cioè la struttura si muove così come prevede la nuova normativa, tutta quanta insieme. È una scuola, è una bella scuola, chiaramente adeguare sismicamente una scuola è molto più difficile che non costruirla nuova, e quindi c'è stato un intervento che ha richiesto tempo, però se ci pensiamo, per quelli che sono i tempi della burocrazia, 23 mesi tra l'acquisizione delle risorse, le procedure di gara e l'esecuzione dei lavori, oggi abbiamo anche il certificato di agibilità, e insomma diciamo che forse non sono proprio tanti.